Herkese merhaba. Kusura bakmayın, ufak bir gecikmemiz oldu. Herkesin oturmasını bekledik. Zamanın ötesinde tasarım keşifleri etkinliğimizi 6.sına hepiniz hoş geldiniz. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle biz bu projeye bundan tam 6 yıl önce Yapay Endüstri Merkezi ile başlamıştık. O yüzden buradan Yapay Endüstri Merkezi'ne çok teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Hatta ekipten de sevgili Zeynep burada, hala yalnız bırakmıyor bizi. Çok teşekkür ederiz. Bu yıl ise yolumuza Arkitera ile devam ediyoruz. Arkitera ile zaten çok güzel projelere imza atıyorduk. Bu sene bir yenisini eklemiş olduk. Ve güzel bir tesadüf, ilk tasarım keşifleri etkinliğimiz Arkitera'nın 18. yaş doğum gününe denk geldi. O yüzden başta Emine Yılmaz ve Ömer Yılmaz olmak üzere mutlu yıllar diliyoruz tüm Arkitera ekibine. Ufak bir video hazırlamışlar, hep birlikte onu izleyelim isterseniz. Arkitera. Hepinizin bildiği gibi çağdaş sanatın dünya çapındaki en önemli isimlerinden biri Eduardo Trasoldi. Trasoldi uzay zaman boyutunu aşmak ve sanatla dünya arasında görsel bir diyalog oluşturmak için transparan tel örgü, yüzeyler ve çeşitli endüstriyel materyaller kullandığı tasarımlarıyla biliniyor. Ocak 2017'de Forbes tarafından 30 yaş altındaki en etkili 30 Avrupalı sanatçıdan biri seçildi. Kaliforniya'da düzenlenen Coachella Müzik Festivali'ni artık hepimiz biliyoruz. Bu yılda o festival için hazırladığı Ethera isimli çalışmasıyla ilgi odağı oldu ve sosyal medyada oldukça konuşuldu. Trasoldi bugün bize kamusal alanda gerçekleştirdiği projelerin tüm detaylarını paylaşacak bizimle. Hepimizin konuşmasından ilham alacağına eminiz. Ben katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum tekrar. Eduardo'dan önce sahneye Geberit Türkiye Genel Müdürü Cengiz Kazazoğlu davet etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Valla bana demin biraz evvel seçilenleri söyledim de bu kadar kalabalık önde konuşulacağını söylememişlerdi. Biraz şok oldum desem yeridir. İlk defa ve belki de son defa bu kadar kalabalık ve kaliteli bir kitleye hitap etme şansına sahip oldum. Biraz geç oldu belki benim için ama yapacak bir şey yok. Bununla idare edeceğiz. Valla hepinizin ayağına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Zahmet edip buraya kadar teşrif ettiniz, geldiniz. Biz de elimizden geldiği kadar sizlere sayın konuşmacı sayesinde bilmiyorum yani bir katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Seçilerimde bahsettiği gibi biz bu 6.
yıl etkinliğimiz işte yapı endüstrisinden sonra hani Zeynep Hanım'ın değerli emeklerinden sonra şimdi de Arkitere ile buradayız. Arkitere demişken ben de onların doğum günlerini kutluyorum. Hem sektöre yaptıkları katkılardan hem de bizim ile yaptıkları bugüne kadar birçok başarılı etkinliklerden dolayı teşekkür eder. Kendilerine de diğer bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilemek isterim. Bizim Geberit olarak 2018'deki mottomuz güvenilir bir ortakla yalnız değilsin olarak belirlenmişti. Ve biz bu 2018 yılı içerisinde bütün yıl yaptığımız tüm etkinliklerde bu mottoya bağlı kalarak bu çerçeve içerisinde her şeyimizi planladık. Hepimizin de bildiği gibi güvenilir bir ortak hepimize hem özel hayatımızda hem iş hayatımızda bizleri başarıya götüren ilk etken bence. İşte bu bakımdan da baktığınız zaman Geberit günümüzde 144 yıldır kendisiyle bir şekilde yolları kesişen tüm iş ortaklarına veya tüm insanlara hayatlarının yaşam kalitelerini arttırmak üzere ürünler geliştirmiş. Kaliteden ödün vermeden bu ürünleri geliştirmiş, yeni ürünler katmış, artı hizmetler katmış uluslararası bir firma. Burada dediğim gibi bizim en büyük amacımız insanların hayat standartını, yaşam standartlarını yükseltmek. Yine bu kapsamda bugünkü zamanın ötesinde tasarım kaşifleri serimizin diyeyim 6.sında yine ortaklık ilkesine inanan ve mimarlık gibi değişik disiplinlerin nasıl ortağı olduğunu yaptığı tasarımlarıyla kanıtlayan Eduardo Tresoldi'yi buraya davet ettik. Kendisi de kabul etti. Geldi. Kendisine teşekkür ederiz. Ben dediğim gibi çok çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İnşallah güzel bir akşam birlikte geçiririz. Sizleri daha fazla sıkmadan sahneyi Eduardo Tresoldi'ye bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Hello. Ciao a tutti. Siete tantissimi, vi ringrazio tantissimo di essere venuti qui stasera. È la prima volta che parlo di fronte a tutte queste persone, quindi sono abbastanza emozionato. Però prima ho parlato con degli studenti che volevano parlare un attimino, erano emozionati pure loro, quindi adesso ho capito che siamo emozionati tutti quanti e sicuramente viene fuori qualcosa di bello. Bene. Stasera vi parlerò della rovina metafisica, della materia assente e di alcune riflessioni, alcuni concetti che ho elaborato nel mio percorso artistico negli ultimi anni sostanzialmente. Quando mi chiedono di raccontare un po' il mio lavoro, raccontare cosa faccio, raccontare i miei interventi, io adoro parlare di scultura del paesaggio. Io dico a tutti che sono uno scultore del paesaggio, un po' perché ho cominciato dalla scultura, ho iniziato come scultore, ma che significa scolpire il paesaggio? Molto spesso vi sarà capitato di godere di un paesaggio anche solo della sua parte più espressiva, più narrativa, al di là del racconto storico che si porta dietro. E molto spesso capita di incontrare situazioni tipo queste, no? Dove abbiamo un paesaggio, abbiamo degli elementi e abbiamo delle vere e proprie figure con delle personalità, come succede con quest'albero e con questa casa. Poi ci sono delle relazioni espressive che si instaurano tra questi vari personaggi che abitano il paesaggio. E quindi quello che cerco di fare io è di individuare la poetica, la poesia che nasce nella relazione tra questi elementi e cercare di raccontarla.
E diciamo che nella struttura che si crea da queste relazioni si costruisce la struttura emotiva dei paesaggi che viviamo. Questa struttura è il punto di riferimento da cui parte l'ispirazione, da cui comincio a elaborare le mie opere. Quindi adesso vi racconterò, vi farò vedere un po' il mio percorso, step by step, come sono arrivato a definire e a realizzare determinati miei lavori. Partiamo da dove sono arrivato, da dove nasco e cresco. Io nasco e cresco a Cambiago. Cambiago è un piccolo paese vicino a Milano, nell'Interland milanese. E come buona parte dei piccoli paesi che si sviluppano attorno alle grosse città, capita che a un certo punto vengono inghiottiti dall'urbanizzazione. E l'urbanizzazione, che è stata molto, molto forte e intensa negli ultimi decenni, ha completamente stravolto e contaminato il paesaggio da cui sono arrivato e in cui sono cresciuto. Quindi io sono cresciuto in un contesto dove gli elementi della vita agraria, quindi le cascine, quindi i campi, quindi l'immagine anche bucolica della campagna, viene contaminata e si alterna a degli elementi tipo strade rotonde, superstrade, e dove si trova delle situazioni strane, no? Dove abbiamo magari dei cascinotti con degli alberi, delle situazioni che sembrano comunque relazionarsi in maniera abbastanza equilibrata con degli altri elementi dell'urbanizzazione e dell'industrializzazione, che sembrano quasi raccontare due epoche differenti o due mondi diversi, no? Questo è il contesto in cui io sono cresciuto, dove tutti questi elementi tra di loro generano questo paesaggio con delle poetiche complesse, e in questo paesaggio fortemente contaminato io comincio a individuare proprio nella contaminazione un valore fondamentale, un valore importantissimo, da cui nascono tutta una serie di nuovi linguaggi e nuovi valori su cui si costruisce il contemporaneo. Oltretutto inizio in questo contesto a iniziare a innamorarmi del paesaggio, a cominciare a studiare, a analizzare gli elementi del paesaggio, cosa che poi mi porterà a lavorare principalmente con le opere pubbliche. Il mio percorso artistico inizia da qui, inizia nel 2013, oramai 5 anni fa. Io già facevo altre cose, lavoravo nel cinema a Roma per anni, per 5 anni ho lavorato e ho imparato buona parte dei sistemi costruttivi, insomma tutta una serie di poetiche legate allo spazio. Lavorando nel cinema a Roma. Nel 2013 un amico mi invita a realizzare un'opera in un festival di arte urbana che si svolgeva nel sud Italia. Era un periodo dove c'erano parecchi festival di arte urbana, era un periodo fortunato perché buona parte dei giovani artisti potevano permettersi di avere i permessi per riuscire a realizzare delle opere d'arte pubblica, cosa che invece nelle dinamiche canoniche tutto diventava più complesso. Quindi io partecipo a questo festival e decido di realizzare la mia prima opera. L'idea iniziale era: voglio rappresentare una storia semplice, semplicissima, raffigurare una persona seduta su un muretto che guarda il mare. E questa cosa la voglio fare nella maniera più invisibile possibile, no? Voglio far sì che questa storia sia così trasparente, così invisibile, che quasi le persone nemmeno se ne accorgono quando passano. E nel momento in cui la scoprono, cominciano a costruire una relazione con l'opera, con la scultura, con il luogo e con il monumento. Quindi questa è la mia prima opera e questo è l'altro punto di vista. L'opera che guarda il mare interagisce col paesaggio. Cosa succede? Che in realtà scopro tutt'altro. Io inizio per
avendo questo obiettivo, decido di utilizzare la rete metallica per riuscire a realizzare qualcosa di trasparente, ma mi accorgo di una cosa, che in realtà questa figura troppo invisibile non era, perché il paesaggio e gli elementi del paesaggio passavano attraverso la rete e cominciavano a raccontare in realtà lo stato emotivo del personaggio. Cioè il personaggio che guardava il mare, se era una giornata nuvolosa sembrava turbato, se era una giornata serena sembrava sereno. Quindi a un certo punto mi rendo conto che la trasparenza aveva la capacità di portare con sé l'essenza del paesaggio e di far sì che le figure che creavo solo attraverso la forma vivevano attraverso il linguaggio del paesaggio. Quindi mi rendo conto che il paesaggio stesso era la vera essenza della mia prima opera e non la rete metallica e non la semplice trasparenza. Quindi decido di lasciare il cinema e di continuare il mio percorso nella scultura. Quindi mi chiudo in studio e continuo a lavorare con la rete e inizio a realizzare dei figurativi ricercando un'estrema cura del dettaglio, perché ero e sono tuttora convinto che nel dettaglio si riesce ad arrivare a un tipo di connessione, di empatia molto forte con il pubblico, con il fruitore. Quindi comincio a realizzare delle opere sempre in scala 1-1 di figure, dove comincio ad allenarmi con l'espressione del corpo umano, cerco di creare questo contatto empatico con il pubblico, partendo da cose in scala 1-1 e continuando con sempre grandi opere nel paesaggio. Quindi comincio a realizzare queste figure umane che raccontano le loro storie nei luoghi dove andavo a realizzarli. Questa mia opera si chiama Looking For ed è stata realizzata nel 2014 per un festival di musica che si chiama Roskilde, che sta in Danimarca. La cosa divertente era che se io prendo una figura umana e comincio a fargli fare qualcosa, la persona che va a vederla probabilmente, per via del contatto empatico, entra in simbiosi con l'azione generata dalla scultura. Quindi se io metto una scultura che guarda il mare, automaticamente crea una connessione con il pubblico che si metterà a guardare il mare. Al tempo stesso, se io racconto di una figura che guarda il cielo, le persone si mettono in condizione di guardare il cielo o di guardare la figura che, anche se è più alta di loro, anziché guardare loro, guarda il cielo. Quindi comincio un po' a sperimentare con questa relazione che c'è tra il pubblico, la scultura e lo spazio circostante, che diventano i tre elementi compositivi con cui comincio a elaborare il mio racconto e la mia arte, perché la mia arte non è solo fatta delle sculture di rete metallica, ma comprende tutti questi attori che fanno parte del mio racconto. Questa è un'altra scultura, sempre in un luogo di mare, sempre nel sud Italia, e continuo a riproporre, cercando di studiare meglio questo tipo di racconto dello spazio, della trasparenza, e comincio a realizzare tutta una serie di opere che realizzo in giro. Questa si chiama Pensieri ed è un'opera che ho realizzato sempre nel 2014 a Sapri, nel sud Italia, vicino a Salerno, vicino a Napoli. Quindi continuo per realizzare le mie opere e a cominciare a cercare di capire qual era il vero linguaggio della trasparenza. Se continuavo a fare scultura trasparente, probabilmente c'erano dei concetti e delle tematiche che probabilmente riuscivano a sfociare anche
in altre discipline, insomma, in altri racconti. Così, tempo dopo, 6 mesi dopo, presento a Londra quest'opera. Quest'opera si chiama Control. Control è l'opera con cui io presento per la prima volta al mio pubblico il concetto, presento ufficialmente il concetto di materia assente. Cioè, se fino a prima lavoravo con la trasparenza e utilizzavo la rete come materiale per realizzare le mie opere, a un certo punto io dico, fermi tutti, il materiale che io uso non è la rete, ma la rete è quello che utilizzo per rappresentare qualcosa che è un soggetto differente, che è la materia assente, ossia il lato immateriale delle cose. Quella trasparenza rappresenta proprio quello, così come gli omoni rappresentavano la parte immateriale delle figure umane, che potevano essere dei fantasmi o l'anima di qualcosa, così con la materia assente, dichiarando la materia assente, io dico, io utilizzo la rete metallica per rappresentare una proiezione mentale. Questa immagine, questo racconto di questa scultura, io racconto questa mia proiezione mentale, utilizzo il mio racconto in maniera immaterica e lo utilizzo come filtro per raccontare la mia storia all'interno del luogo e all'interno del paesaggio. Il mio processo evolutivo e di ricerca continua, quindi a un certo punto, dai figurativi, comincio a elaborare un altro tipo di soggetto e comincio ad alternare i figurativi con degli elementi geometrici e comincio ad allargare la scala, no? Perché la mia ricerca, la mia necessità di riuscire a costruire un racconto attraverso i linguaggi dello spazio, attraverso il linguaggio del corpo umano nello spazio, aveva bisogno di trovare un'altra forma. Quest'opera si chiama Pueblo e quest'opera racconta quella fase di passaggio dove comincio a creare dei pilastri, comincio a creare degli elementi che staccano dalla figura come soggetto, dalla figura come scultura, ma quella figura, quel soggetto comincia a diventare spazio e comincia a richiedere al fruitore di essere attraversata e di costruire un racconto che è fatto dal movimento oltre che dallo spazio. Quindi questi elementi geometrici che si alternano al figurativo creano dei muri, creano dei piani che in realtà non escludono il paesaggio, ma lo includono e cominciano a generare dei luoghi dove poi alla fine il paesaggio entra dentro e si porta dietro tutti i suoi significati. Da Pueblo arriviamo a Incipit. E con Incipit inizio a immaginare delle vere e proprie architetture. Qua stiamo iniziando alla fase in cui inizio a lavorare con l'architettura. E la cosa interessante dell'idea di architettura che stavo cominciando a costruirsi nella mia testa era legata al fatto che comincio a immaginare delle architetture, delle vere e proprie architetture in cui l'orizzonte è l'elemento che delimita il pavimento. Quindi tutto il pavimento rimane sconfinato fino al limite che il paesaggio riesce a creare. Le montagne e gli alberi entrano nelle pareti e le nuvole sono l'elemento che definisce quanto è alto il soffitto da noi. Quindi comincio a utilizzare i linguaggi dell'architettura fondendoli ai linguaggi del paesaggio e racconto come poi alla fine un cielo nuvoloso rimane più basso e coperto dell'apertura di un cielo sereno. E quindi comincio a utilizzare, ad analizzare gli elementi architettonici con gli elementi naturali, generando questo linguaggio contaminato che poi diventerà parte fondamentale del mio percorso.
inizia a utilizzare come linguaggio l'architettura classica. Quindi in Inghilterra realizzo la mia prima cupola e realizzo diciamo il mio primo tempio. E la cosa interessante della trasformazione dei linguaggi è che se negli archetipi classici la cupola rappresenta la sintesi, la traduzione della volta celeste, nelle mie opere la volta celeste è materialmente la materia che compone le mie architetture. Quindi si rompe a un certo punto un discorso di traduzione e si arriva direttamente dal io ti rappresento, io ti metto in connessione con quello che voglio raccontare. Non ti racconto che il cielo è sereno, se il cielo è sereno lo sarà, se no altrimenti la relazione con lo spazio sarà immediata. Vado avanti con la ricerca e questo comunque il percorso che comincio a creare si conforma di un'evoluzione legata alla riflessione, al discorso concettuale su quello che stavo raccontando, ma buona parte e fondamentale del mio percorso è stata legata al fatto che mano a mano che portavo avanti e sviluppavo il mio pensiero, sviluppavo anche delle soluzioni tecniche che mi permettevano di arrivare là dove nello step prima non riuscivo ad arrivare. E questo è un momento fondamentale del mio percorso, perché inizio a capire come riuscire a costruire delle architetture, a costruire delle strutture interamente in rete metallica. Interamente in rete metallica perché era fondamentale riuscire a mantenere la fisicità eterea di quello che volevo raccontare. Quindi inizio ad avere la possibilità reale di immaginare, di costruire dei mondi che prima non erano possibili. E la cosa più interessante era che da scultore e non da architetto io potevo utilizzare il linguaggio dell'architettura per raccontare semplicemente l'arte di come poi alla fine l'uomo si fa luogo, perché in qualche modo poi alla fine il linguaggio dell'architettura nasce anche da questo, al di là della necessità funzionale, ma nasce dalla necessità dell'uomo di contemplare la natura e relazionarsi con lo spazio. Dopo questo periodo arriva, mi si propone il progetto che mi permette di fare un passaggio evolutivo sostanziale nel mio percorso personale, oltre che mi permette di mettere diciamo in pratica alcune riflessioni legate al paesaggio, alla sacralità del luogo, perché io comunque inizio a utilizzare l'architettura classica anche come linguaggio per iniziare a parlare della sacralità che vive in alcuni luoghi e la nostra necessità di individuare un'intimità all'interno di dei luoghi. Insomma, a un certo punto arriva e mi viene proposto il progetto di Siponto. Siponto è un parco archeologico, del sud dell'Italia, specificatamente questa è la regione Puglia, in provincia di Foggia, che è la provincia quella più a nord, nella cittadina di Manfredonia. La Manfredonia antica era Siponto, che era un insediamento romano. Nel parco archeologico di Siponto, il parco archeologico di Siponto custodiva le fondamenta di una basilica paleocristiana. E quindi sono stato contattato dalla sovrintendenza dei beni culturali, quindi diciamo l'heritage della regione,
Perché avendo visto le mie opere, tra l'altro avendole viste su Facebook, mi scrivono una lettera, l'architetto della sovrintendenza, e mi dice: abbiamo visto i tuoi lavori, ti vogliamo parlare di un progetto. Quindi mi contattano e mi portano a Siponto. Premesso, io con l'archeologia non avevo nulla a che fare prima, non sapevo niente, io arrivo dal cinema ed ero scultore. Arrivo e scopro che cos'è questo luogo. Praticamente la sovrintendenza aveva iniziato a fare dei lavori di restauro e di valorizzazione del sito archeologico, di questo sito archeologico. E la Basilica di Siponto raccontava una storia abbastanza particolare, perché questa basilica è stata fondata nel V secolo, la Basilica Paleocristiana, che sarebbe questa qua. Poi nell'XI secolo un terremoto fa crollare la basilica, quindi la comunità nel giro di mezzo secolo, avendo la necessità di ricostruire un altro santuario, utilizza come cava lo scavo della Basilica Paleocristiana e costruisce nel XII secolo questa chiesa qua, che è la Santa Maria Maggiore. Quindi, su questo scavo, in questo luogo in particolare, noi trovavamo due personaggi che in realtà avevano vissuto in due periodi diversi. Sembravano essere la stessa chiesa, però in realtà la chiesa paleocristiana era potenzialmente la nonna o la madre dell'altra basilica. Quindi già di per sé lo storytelling o la storia che si andava a costruire del luogo era di per sé un racconto molto interessante. Solo che diciamo, la sovrintendenza, iniziando i lavori, si sono trovati di fronte a una situazione parecchio complessa, sia a livello storico che a livello paesaggistico. A livello paesaggistico, perché un intervento in un posto del genere era complicato da fare, siccome l'altra basilica era molto attaccata, era molto vicina, e qualsiasi intervento qui era difficile da fare in relazione con l'altra basilica. E poi era complesso dal punto di vista storico e filologico. Perché? Perché la Basilica Paleocristiana era stata scoperta con gli scavi fatti negli anni 40. Siccome gli scavi in Italia hanno cominciato ad essere, si è iniziato a fare degli scavi con il sistema stratigrafico solo dagli anni 90 in poi, tutto quello che è avvenuto da prima degli anni 90 agli anni 40 è un'enorme confusione, dove arrivava qualcuno e diceva: ah, questa colonna probabilmente andava lì, la prendevano e la mettevano lì, questa cosa probabilmente andava lì, la prendevano e la spostavano dall'altra parte. Quindi arriviamo al 2015, dove lo scavo di Siponto era un rebus completo, e quindi era molto difficile riuscire a ricostruire, a capire esattamente quali erano le fattezze della Basilica Paleocristiana. E oltretutto, un'altra delle problematiche, che era quella principale, è che qualcosa bisognava fare, perché questo sito, come molto spesso accade, aveva la particolarità di essere semplicemente composto da creste murarie. Quindi il grande problema degli interventi di restauro in questo caso è che sì, si possono fare dei lavori di conservazione, ma la difficoltà è riuscire a raccontare che cos'è il monumento partendo dalle fondamenta. È un po' come se cerchiamo di capire come è fatta una persona solo guardandogli le scarpe. Diventa complicato. Quindi diciamo che in questa sorta di misto di problematiche,
di necessità di dover risolvere delle cose, la sovrintendenza decide di contattarmi e decide di propormi un progetto sperimentale che non era mai stato fatto, utilizzare e improntare tutto il lavoro, il processo di sviluppo sul discorso anche e soprattutto artistico e interpretativo. Quindi, se io non ci posso arrivare con le fonti che ho e non ci posso arrivare attraverso la scienza, io provo a farlo attraverso l'interpretazione. Questo naturalmente è legato alla scuola di Giovanni Carbonara, che racconta di come qualsiasi tipo di intervento che viene fatto nel restauro, qualsiasi tipo di intervento di ricostruzione, qualsiasi tipo di intervento che va al di là della sola conservazione, è un intervento autoriale. Quindi Giovanni Carbonara ha sostenuto questo progetto raccontando di come se un intervento deve essere di natura autoriale, forse sarebbe meglio provare a proporre qualche artista per fare questo lavoro. Quindi mi coinvolgono e cominciamo a immaginare quello che poteva saltare fuori da questo lavoro. Da parte mia, io naturalmente ero entusiasta di quello che stava succedendo e ho cercato il più possibile di prendere più informazioni possibili riguardo lo scavo, affinché potevo essere libero di rielaborare nel mio mondo tutto quello che era l'intervento secondo il mio racconto, secondo la mia poetica. Quindi iniziamo un lavoro di ricerca insieme agli storici, a due storici dell'arte e due archeologi, e cominciamo a recuperare degli elementi, perché la cosa fondamentale che a me mi interessava non era per forza raccontare qualsiasi fase della storia. Questa è una mappa che ci fa capire un'altra cosa, che oltre a la chiesa paleocristiana, che dopo che è caduta si è costruita un'altra, solo la vita della chiesa paleocristiana è stata complessissima, perché a un certo punto sono cominciati a nascere degli interventi, a uscire degli interventi che piano piano hanno anch'essi contaminato la purezza dell'architettura paleocristiana. Quindi quello ha solo aumentato la difficoltà del rebus. E di fronte a questa cosa era difficile riuscire a decidere quale fase dover raccontare. Cioè andare a raccontare un posto solo a livello filologico creava solo delle gabbie che poi alla fine non permettevano di andare dritti alla comprensione del luogo per il fruitore medio. Per fruitore medio intendo la persona comune che si ritrova di fronte al monumento in questione, che fondamentalmente è il 90% delle persone che fruiscono l'archeologia e l'architettura. Quindi cominciamo a fare delle ricerche, cominciamo quantomeno a individuare un range di scala, di possibilità, di dimensioni entro le quali i volumi potevano essere esatti, o sicuramente non potevano essere sbagliati. Quindi raccogliamo tutte queste informazioni e poi dal canto mio comincio a cercare di capire chi era la basilica che stavamo costruendo. Come all'inizio vi dicevo che nello scolpire il paesaggio, al di là di raccontare delle forme, degli spazi, eccetera, eccetera, è importante individuare dei personaggi e capire quali sono i legami che si creano tra un elemento e un altro. Quindi il mio primo lavoro a livello spaziale lì è stato mettermi nello scavo e capire quali erano gli elementi che vivevano in questo contesto. Sicuramente uno degli elementi era l'altra basilica, c'era il paesaggio attorno, c'era un cielo meraviglioso e c'erano fondamentalmente un albero dietro l'abside che è cresciuto nel tempo ma che si trovava esattamente in asse con quello che era l'altare.
Un'altra cosa fondamentale era che io a un certo punto con questo progetto faccio una cosa che io non avevo mai fatto prima, ossia relazionarmi oltre che con lo spazio con la linea del tempo. Cioè fino a quel momento semplicemente io avevo costruito delle cose che erano etere, che stavano, che erano delle proiezioni mentali mie, che partivano dalla linea di terra e salivano verso il cielo. Entrando in questo progetto io comincio a partire dalla linea di terra e a scendere verso il basso, e più scendiamo verso il basso e più andiamo indietro con la storia e creiamo, entriamo in quel racconto di una linea del tempo orizzontale dove il mio intervento in realtà ci si inseriva, ma non ci si inseriva a parer mio come un elemento che doveva semplicemente raccontare la storia del monumento sparito. Perché comincio a pensare ed essere convinto del fatto che se io faccio un intervento adesso, nel presente, è importante che mi so collegare con il passato, ma è anche molto importante che io racconto una storia contemporanea, altrimenti io come contemporaneo sono inutile. Quindi comincio a cercare di capire quale tipo di storia volevo raccontare. Ed era fondamentale per me riuscire a capire come scomporre e ricomporre gli elementi in maniera che si relazionassero continuamente col contesto che viveva attorno. Quindi, finita la parte di progettazione, iniziamo a realizzare in cantiere, si apre il cantiere, iniziamo a realizzare l'architettura. Questo progetto è stato realizzato interamente a mano e l'ho realizzato con la squadra, non con una squadra di super tecnici che arrivano dalla NASA, ma sono ed erano in quel momento, e lo sono ancora, le persone che mi avevano accompagnato fino a quel momento nel mio percorso. Ed era siamo una squadra di ragazzi che all'epoca avevamo tra i 20 e i 27 anni. Quindi la cosa interessante era pure intraprendere un'impresa, una storia così importante, anche nonostante non avessimo forse potenzialmente né l'età né la credibilità per riuscire a raccontare questa cosa. Però essendo una cosa inedita, la cosa interessante era che la Regione Puglia si è fidata e ci hanno lasciato in mano insomma la possibilità di intervenire su uno storico così importante. Questo non è stata una leggerezza da parte delle istituzioni, ma è semplicemente stato un atto di fiducia che ci ha investito di una grande responsabilità in quanto responsabili del risultato in un luogo così importante. Qui naturalmente ci sono alcune immagini di alcune sono del lavoro di Siponto, altre sono dei lavori fatti in secondo luogo. Tutti gli elementi vengono presi dai rotoli e vengono tagliati a mano e trasportati. Questo è cuciti assieme manualmente o con degli utensili apposta. La cosa interessante è che amo raccontare anche la bellezza e l'emotività nel costruire delle architetture manualmente, nel raggiungere ogni metro di altezza manualmente. Cioè la relazione con lo spazio, la relazione con le forme, la relazione con l'architettura è qualcosa che avviene fisicamente. Quindi arrivo laddove arrivano le braccia, se non servono le braccia ne serve un'altra persona e si comincia a ragionare sullo spazio in questa maniera. Questo ci permette di avere un rapporto diretto con il luogo e di costruire un altro tipo di relazione sia con il cantiere che con la costruzione. Queste naturalmente sono delle piccole parentesi che, visto che sono qui che sto raccontando
questa mia esperienza, ci tengo a condividerle con voi perché buona parte di voi sono studenti e che quindi sostanzialmente questo lavoro è stato realizzato da persone che hanno la vostra età, insomma, che quindi è importante considerare che per realizzare qualcosa di contemporaneo, comunque realizzare qualcosa che abbia una sua forza, non è necessario un'esperienza infinita, magari molte volte l'esperienza si costruisce anche dall'inesperienza. Questa è sempre un'altra immagine, questo è un altro ragazzo che fa parte della mia squadra. Qui sempre stiamo sistemando tutte le curve, tutti gli elementi che vengono fatti vengono modellati a mano, quindi la parte del cantiere diventa una parte molto, molto attiva, molto fisica, come vi dicevo. Questo è lo strumento che utilizziamo per cucire la rete metallica e per riuscire a costruire degli elementi in maniera abbastanza veloce. E questa è la foto del primo pilastro che abbiamo messo sullo scavo, ed è stato uno dei momenti più emozionanti, penso, della mia vita, perché quel giorno era una cosa incredibile. Questo sono io che sono molto contento, e poi ci sono tutti gli altri. Abbiamo sollevato i pezzi con degli elevatori, con una gru, e la cosa interessante era anche immaginare un nuovo tipo di costruzione, di cantiere, quindi riuscire a capire con quale mezzi si potevano trasportare gli elementi, come si riusciva ad arrivare nello scavo. Lo scavo era complesso perché, stando sotto, abbiamo dovuto costruire un palchetto che coprisse il mosaico e altri riempimenti esterni, di modo che riuscivamo ad arrivare con delle gru. Qui si vede anche la complessità e la fisicità poi di un lavoro che poi nel risultato finale è molto etereo, ma che in mezzo c'è quello che io chiamo il peso della leggerezza, no? Quindi la fatica del lavoro e la complessità di esecuzione. I pezzi venivano portati su con questi cestelli e venivano montati e tutti cuciti con delle parti. Queste ancora per me sono sempre delle immagini sempre molto emozionanti. Ecco, è una cosa fondamentale, naturalmente, era la parte in cui quella parte dello scavo cominciava a fondersi con l'installazione. Quindi adesso vi do delle informazioni tecniche riguardo quello che abbiamo elaborato, insomma. E per riuscire ad attaccarci allo scavo archeologico, la complessità era riuscire ad attaccare qualcosa che, purché leggero, era abbastanza pesante, sulle creste murarie, quindi non dover riuscire a non toccare l'archeologico, perché comunque era importante riuscire a salire con la costruzione esattamente nei punti del muro. Quindi di solito vengono fatti, non so chi di voi li conosce, però dei muri di sacrificio che vengono realizzati per riuscire a contenere la decomposizione del muro. Abbiamo deciso di realizzare dei muri di sacrificio più alti, di modo che riusciamo ad attaccarci con queste piastre di ferro e dalle piastre di ferro riuscire a salire con l'installazione. Questa è sempre un'altra immagine della costruzione. E queste erano, insomma, mano a mano che costruivamo l'edificio, la fisicità del monumento cominciava ad apparire e già cominciavano a uscire gli elementi che interagivano con la nostra architettura. Quindi la relazione tra l'abside, l'altare e l'albero, il gioco che si creava con le luci. C'è un momento incredibile, tipo a dicembre, in cui a mezzogiorno la chiesa, la basilica, quella diciamo reale, crea l'ombra esatta all'interno
della Basilica di Siponto. Però la cosa interessante delle ombre sulla trasparenza è che non creano buio, semplicemente creano trasparenza, perché la luce è quella che costruisce la materia. Questa è sempre un'altra immagine di noi che cuciamo l'abside. E questa è una foto di gruppo finale degli ultimi giorni in cui stavamo costruendo la basilica. Ok, quindi finita la costruzione, il risultato era questo qua. Quindi con la trasparenza e con la rete metallica ricostruisco, ripropongo la basilica di Siponto, e la cosa interessante è che riporto dal passato la presenza e la fisicità della basilica, ma la riporto nella sua dimensione più eterea, portando un racconto fondamentale all'interno del racconto archeologico, ossia che racconto la sua presenza, ma al tempo stesso, attraverso l'assenza, attraverso la trasparenza, riesco a raccontare la sua assenza e riesco a non perdere quell'informazione fondamentale che c'è nel sapere che la basilica in realtà, quella reale, non c'è e non esiste. Adesso vi faccio vedere un video che vi racconta il funzionamento del passaggio del tempo. Grazie. Adesso c'è un po' di foto, insomma, che vi raccontano quelle cose che prima vi raccontavo nel cercare di analizzare, di capire, di individuare chi erano i personaggi, no? Sembra che sia abbastanza chiara questa immagine, no? Come poi alla fine con la trasparenza si riesce a generare dei linguaggi che si fondono e generare dei terzi linguaggi. Questa è la relazione tra l'abside e l'albero. Questo è sempre un racconto di luci e ombre della basilica. Questa foto è stata scattata quest'estate, quindi non è originaria di quando l'abbiamo costruita, però l'opera, diciamo che è potenzialmente permanente. L'idea è quella di tenerla almeno per 20-25 anni. Questi sono sempre altri elementi di interazione, come poi alla fine, quello che vi raccontavo prima, di come poi alla fine le nuvole quasi sono loro a definire la distanza, la capacità di creare degli spazi.
E queste invece poi sono le geometrie astratte che si creano con la trasparenza e l'interazione degli alberi con i pilastri. Questa è un'altra immagine che amo molto, di come poi la trasparenza ha la capacità di generare delle architetture, delle geometrie che non, fondamentalmente non le costruisco io, no? Però la cosa interessante è riuscire poi a immaginare poi come riesce a generare qualcosa che continuamente ha la capacità di evolversi solo con il movimento. Solo con il movimento del corpo e con la scoperta di quello che è lo spazio, andando a cercare poi alla fine linguaggi terzi e le interazioni con gli elementi. Prima vi ho detto che potenzialmente ha una permanenza di 20-25 anni. Allora, naturalmente il materiale potrebbe potenzialmente arrivare oltre, ma io trovo che sia molto più interessante nel mio percorso di ricerca personale cominciare a parlare di architetture come qualcosa di vivo, di reale. Già l'ho fatto cercando di raccontare le architetture come dei personaggi, però cosa manca un'architettura per essere esattamente come una persona? Essendo che quello che cerco di costruire sono un po' il racconto esperienziale, la relazione esperienziale che noi abbiamo con i luoghi, con le architetture, io penso che una delle cose più esperienziali e più forti che abbiamo modo di vivere in natura sia la relazione con l'abbandono, la relazione anche con la morte. Il concetto di mortale è un concetto fondamentalmente che nasce dall'uomo, ed è fondamentalmente, fortemente innaturale. Quindi trovo sia molto interessante poter immaginare e pensare di generare degli interventi che abbiano la capacità di spegnersi a un certo punto, di andarsene e di creare quel vuoto, di creare quell'abbandono. Questo in generale perché hanno la capacità di costruire una relazione tra noi e loro è la capacità di poterne sentire la mancanza e dover sentire la necessità magari di fare qualcos'altro, da una parte. Dall'altra, la mia relazione con il tempo e con la linea del tempo non solo vede e trova fondamentale l'importanza di riuscire a fare un intervento che sa rispettare il luogo, sa rispettare ciò che arriva prima, sa inserirsi in maniera rispettosa all'interno di un luogo. Deve sapere però al tempo stesso essere fortemente contemporaneo, fortemente presente e al tempo stesso potenzialmente avere la capacità in pochi anni di sparire e di lasciare a quelli che verranno dopo la possibilità di essere liberi di vivere il proprio presente, sempre per questo tipo di processo. Cioè immaginare degli interventi che sono generazionali, perché poi è il pensiero che sta dietro l'intervento che è il vero contenuto che noi andiamo ad elaborare. Con la Basilica di Siponto, torniamo al mio percorso personale, cosa succede? Che si... cominciamo a definire, comincia ad elaborarsi una nuova definizione di materia assente. Se prima dicevamo che, quando facevo le sculture, che la materia assente era la rappresentazione di una mia proiezione mentale, adesso la materia assente diventava qualcos'altro, perché la materia assente diventa la rappresentazione di qualcosa che è realmente esistito, che a un certo punto è sparito e noi lo andiamo a rirappresentare in una dimensione inedita e soprattutto in uno stato, in un tempo che non è più il suo. Quindi
Questa è la nuova concezione di materia assente. E la cosa interessante è che questo tipo di processo di racconto della materia assente ci permette di prendere un elemento del passato, riproporlo nel contemporaneo in maniera inedita e completamente metafisica. Che attenzione, questo non è generare un'architettura nuova. Con Siponto non ho generato un'architettura nuova, ma ho generato un'altra fase conseguenziale della storia dell'architettura originaria. Quindi io non parlo di cosa nuova o cosa vecchia, io semplicemente mi inserisco nella linea del tempo e realizzo il mio progetto. Quindi, analizzando il lavoro svolto sull'archeologico, a un certo punto ho cominciato a cercare di definire che cos'è la vita di un'architettura, no? Ok, parliamo, abbiamo lavorato con l'architettura che c'è stata, con l'architettura che è passata, abbiamo analizzato quello che è la nostra relazione con le rovine, abbiamo analizzato la nostra relazione con il paesaggio. Quindi a un certo punto semplicemente mi metto lì e comincio a cercare di capirci qualcosa, cercare di capire, definire com'è il ciclo di vita di un'architettura. Il ciclo di vita di un'architettura parte sempre e comunque dall'assenza di materia. Quindi partiamo dall'assenza di materia e si passa ad una seconda fase. La seconda fase è l'idea, la progettazione, lo sviluppo di quello che è esattamente, che sarà l'architettura. E ancora quella appartiene ad uno stato che è fatto di assenza di materia, perché è solo quello che avete in mente voi, che abbiamo in mente noi, quando pensiamo, immaginiamo e progettiamo un'architettura. Già esiste, ma è un embrione che vive nella testa. Quindi si passa alla costruzione dell'architettura. Con la costruzione l'architettura nasce e diventa viva e passa a uno stato di materia. Passa a uno stato di materia e si arriva al concetto centrale di architettura, ossia l'architettura fatta di materia che esiste in quanto vissuta e corrispondente a una funzione. Questo lo mettiamo qua. Questa fase esiste fino a un momento fondamentale, un momento che potremmo definire un trauma all'interno della storia dell'architettura. Questo trauma fondamentalmente mi sono permesso di definirlo come l'abbandono, no? A un certo punto un terremoto, a un certo punto una fuga generale, a un certo punto la fine di una civiltà, l'architettura viene abbandonata ed entra in uno stato che è uno stato particolare che si chiama la rovina. La rovina è uno stato trasformativo, ciò vuol dire che la materia è una cosa, ma è all'interno di un processo che porta lentamente a un processo di smaterializzazione e di decomposizione della materia. Ed è uno stato molto interessante perché all'interno della rovina, dello stato di rovina, avvengono nella relazione con l'essere umano tutta una serie di relazioni che noi costruiamo nel nostro rapporto con la storia, con la celebrazione, con la costruzione di delle dimensioni che sono traslate. Che succede quando entriamo in un sito archeologico? Noi entriamo in una rovina e automaticamente cominciamo a vivere quel posto in maniera virtuale, traslata. Cioè cominciamo a stare lì e non vediamo più il pilastro rovinato che abbiamo davanti, ma automaticamente cominciamo a vivere in quella dimensione traslata, per cui con un piede noi cerchiamo di tornare indietro del tempo e di immaginare a quando quell'architettura era in funzione. Quindi lo stato di rovina in realtà è uno stato molto importante perché ci permette di affrontare delle tematiche, delle poetiche importantissime a livello di relazione tra uomo e spazio. Piano piano che lo stato di rovina avanza, a un certo punto si arriva a una situazione quasi definitiva, ossia che da uno stato di materia si arriva a uno stato di assenza di materia. Quindi l'architettura sparisce.
Quindi io comincio a immaginare e cercare di capire dove si inserisce il mio intervento, no? E il mio intervento chiaramente si inserisce dopo questa fase e comincio a concepire quest'idea della rovina metafisica. Che cos'è la rovina metafisica? La rovina metafisica non è altro che la riproposizione della forma dell'architettura, che è il momento in cui viene riproposta però plasma dei nuovi scenari lati dalla contaminazione di quella forma con il presente. Attraverso la trasparenza è possibile generare un nuovo tipo di esperienza emotiva con il luogo, e la rovina metafisica ha la capacità attraverso la trasparenza di generare queste nuove dimensioni. Questa nuova dimensione è in continua contaminazione con la storia del luogo e al tempo stesso con il paesaggio. E la cosa interessante è che ha la capacità di andare oltre la sola fisicità stessa dell'architettura, perché riesce a generare e a mostrare dei contrasti e delle simbiosi di differenti spazi temporali. Tutto questo all'interno di, sotto forma di un'esperienza metafisica. Questo è quello che ho elaborato negli ultimi anni ed è quello che vi ho raccontato questa sera. Grazie mille.